E adesso continua il nostro viaggio nella musica araba, perché per noi è molto importante non rimanere fossilizzati nella musica che tutti conosciamo, la musica europea, la musica americana. Noi vogliamo spaziare, conoscere anche delle musiche meravigliose come quella araba. Abbiamo il nostro Naman Tarshah, perché oggi noi andiamo ad Aleppo, Aleppo che è un centro culturale importantissimo, artistico importantissimo, purtroppo oggi devastato dalla guerra. E il nostro cantante, la nostra star di oggi, si chiama Saba Fakhri, giusto? Giustissimo. Saba Fakhri, una leggenda. È una leggenda della musica araba. Grande successo. Un grandissimo successo, è considerato una scuola di canto. Allora, eccolo qua, vogliamo sentirlo? Vediamo, sì, questa clip. Anche a suoni diversi, è molto importante. Però che cosa diceva questa canzone? Questo brano si chiama Khamrat al-Hubbi Sqiniha, cioè? fammi bere il vino d'amore, che mi allieta e mi fa dimenticare l'affanno, perché una vita senza amore è un ruscello senza acqua. Voglio riprendere le tue parole, perché è possibile che la musica, la canzone, in un momento drammatico come quello che si vive in Medio Oriente, possa, oltre che rilassare, distrarre, far riflettere? Assolutamente. I siriani in modo particolare, ma tutto il mondo arabo, sono grandissimi ascoltatori di musica. Nelle lunghe serate non manca mai la voce di Saba Fakhri, che nasce ad Aleppo nel 33, da giovane inizia a cantare. Poi c'è un segreto, perché le amiche di sua madre gli insegnano dei brani di musica popolare e lui li adotta e comincia a cantarli, e arriva alla fama internazionale e diventa l'icona di Aleppo. Quindi la musica tradizionale con la quale lui ha formato una vera e propria scuola? Assolutamente, assolutamente. Arrivano i concerti dappertutto, dagli Stati Uniti all'Europa. Veramente? Tantissimi concerti. E nel 68 entra nel Guinness dei primati cantando in modo consecutivo per 10 ore a Caracas. Dei primati, a Caracas ore. Di Venezuela, questo concerto dove la gente non voleva più andare via e lui ha dovuto cantare per 10 ore. Con grandissima generosità, perché quindi la gente non lo voleva fare, non era previsto. Assolutamente. Assolutamente. E lui ha continuato. Poi viene premiato anche dagli Stati Uniti e gli vengono consegnate le chiavi di 3 città americane, Detroit, Los Angeles e Miami. Un grande, grazie a Naman Tarshah, e alla prossima volta in cui affronteremo un altro grande cantante arabo. E adesso andiamo in Piemonte. Sì, cara Cina.